Sono un'altra volta da Profumix. Ci siamo sistemati, sono un'altra volta da Profumix. Ciao con a tutti. Matteo, ovviamente. Ciao. Perché ci sono un sacco di novità, sì. Probabilmente il video lo dividiamo in due perché veramente sono tantissime. Da cosa vuoi cominciare? Cominciamo da una linea di profumi che adesso è sulla bocca di tutti, molto chiacchierata, che è la nuova linea di Salum degli estivi, diciamo così. E sono quattro fragranze. Noi oggi abbiamo scelto Blue Mai Tai, che riprende il gusto di un cocktail famoso. E quindi andiamo a spruzzarlo. Allora, si sente una nota liquorosa, mi sembra, come faccio? C'è un liquore che mi ricorda questa nota qua, che tra l'altro a me piaceva un sacco da bimbo, che rubavo, diciamo, nell'armadietto dei liquori di casa mia. Ah, ecco. Non è il Bob, però è una cosa simile, mi ricorda. Esatto. Però se tu prova ad usare, guarda. Sì, però forse il Bob proprio invece. Esatto. Secondo me sa un po' di Bob. Sì, perché è un liquoroso dolce. Sì. Comunque sì, sono tutti e quattro. Sì, allora, noi oggi abbiamo scelto questo qua. Sicuramente è molto gettonato anche Cocco Easter, che ha un abbinamento particolare di cocco e ostrica. Poi abbiamo il Strawberry Pool, che ha questa fragola con la nota di cloro, e Salty Tiare, che appunto è una fragranza con la nota principale del Tiare. C'è comunque anche una nota marina. Sono tutti comunque una linea estiva, con note prettamente estive, e secondo me hanno fatto veramente un bel lavoro, perché intanto hanno azzeccato, le fragranze sono buone, ma anche il formato, che è un 50 ml in extra de parfum a 140 o 145, comunque siamo lì, e che è un prezzo più che accettabile. Andiamo avanti, passiamo a un'altra linea molto chiacchierata e che a me piace tantissimo. Già ho proprio una fissa con il Giappone, perché insomma, come filosofia, come cultura, adoro, diciamo, il Giappone. E questo è un brand che si chiama Jay Shant, che è arrivato da poco in Italia, almeno direttamente con un distributore, poi se non lo prendeva direttamente dalla fonte era un'altra cosa. Per ora ci sono 12 referenze, so che ne esistono molte di più perché penso che siano 23, però in Italia al momento sono 12. Oggi abbiamo scelto, allora, caffè, che a me ha veramente colpito positivamente, perché allora andiamo a leggere la piramide qua, anche carino, perché dietro la bottiglia ci abbiamo la piramide, per chi ci vede, io ci vedo, la crema, no. Non tanto. Senza. Qua abbiamo in apertura note di caffè, arancio e limone, poi nel cuore fiori d'arancio, mughetto e violetta, e un fondo di vaniglia, muschio e legno di cedro. Allora, questa è una fragranza che appena spruzzata sembra, io ci sento un caffè quasi cioccolatoso. In realtà più la si tiene su, io l'ho provato una sera, un pomeriggio, e più evolve, quindi diciamo tende a svanire questa nota di caffè cioccolatoso, e rimane una fragranza totalmente, diventa una fragranza totalmente nuova da rispetto appena spruzzata, molto molto gradevole, non so come spiegare, però secondo me la parte tipo che sembra un po' gourmand è la parte cremosa della tuberosa, perché c'è la tuberosa. Sì, c'è la... è la parte un po'... Sì, non è dichiarata. Non è dichiarata, no. Il caffè tuberosa, però è super. Comunque ci sono dei fiori, violetta, mughetto, arancione. Che strano. Però comunque è veramente... Allora, intanto è molto persistente, perché io lo indossai un pomeriggio, che la sera sono andato a giocare a calcetto, e mentre giocavo mi ero lì che mi snasavo, che i miei amici dicevano che qua non è mica normale. Vabbè, se sono tuoi amici, lo sanno. Esatto.
e devo dire che dopo la doccia io me lo sentivo ancora, quindi sicuramente è molto molto persistente. Allora, uno è questo, poi abbiamo scelto questo. Allora, sumo wrestler, se non erro, è il talcato, come note. Allora, arancio, eucalipto, anice in testa, cannella, eliotropio, violette, fiori d'arancio, labdano, legno di sandalo, patchouli e gelsomino. Allora, in realtà non parla di iris o di, non okay. so, di... No, la violetta c'è. Ok. Sì, comunque questo è un questo bellissimo... Questo forse è il mio preferito di tutti. Un bellissimo talcato. Un talcato ambrato, direi. Sai che adesso che lo leggo ci sento anche la nota di anice. Si sente la cottura. Sì, esatto. Un po' anice, tipo ambra e anice, stranissimo. Però è proprio buono, cioè tutto al suo posto. Sì, veramente. I profumi sono molto originali, quindi sono delle cose che non somigliano assolutamente a niente. Concezione giapponese, ma non nella delicatezza. Quindi, concezione da giapponese, diciamolo che di solito i giapponesi tendono a creare fragranze che non siano troppo invadenti, perché per loro l'essere invadente è poco elegante, insomma. In realtà, sì. No, dicevo la telecamera, ha capito. Sì. In realtà devo dire che secondo me durano anche abbastanza, cioè il giusto. Per me il caffè era persistentissimo e anche lo yuzu, che adesso non l'abbiamo preso, però è molto molto persistente. Questo è il mio preferito in assoluto di tutti. A me ha colpito tanto anche questa che andiamo a spruzzare per ultimo, che si chiama Anamizake, se non se lo dico bene. Anamizake. Questo è buonissimo, ragazzi, un fruttato pulito, fresco. Qua abbiamo, ginocchia, non so cosa sia, pera, mela, esatto, raspberry e green, no, raspberry è il lampone, credo. Lampone, esatto, e note verdi. Poi abbiamo fiori d'arancio, la rosa e il mughetto. Stavo dicendo, sento dei fiori. E il muschio e il legno di cedro nel fondo, per me è bellissimo, è un molto, fruttato molto, fiorito, sì, molto vellutato. Però fresco anche, no, di quei, non fruttato però troppo. Però morbido, sì. Molto... Sì. E questo è Ginseng. Allora, questo qua è il nuovo di Antonio Gigli, che è il fondatore del brand Maiora, e si chiama Tropical Sky. Allora, Tropical Sky, anche questo prende spunto da un cocktail, quindi quest'anno va molto questa cosa di... Ubriacarsi, perché ormai... Tipo, Lorenzo Pazzaglia ha fatto Sangria, Maiora ha fatto Tropical Sky, Saluma, Kumai Tai, sì, qua siamo già a fare baracca. Allora, questo è un fruttato, a me è piaciuto tantissimo, frutti tropicali sicuramente, dove io ci sento anche una nota un po' di iris, tipo un po', dico io, trucchettosa, per darvi un'idea, però... Mi piace tanto perché è un fruttato di questi molto esotici, tropicali, però per me molto vanigliato, non è stucchevole ma è molto vanigliato, cioè più evolve più viene fuori la vaniglia. Quindi per me diventa quasi una vaniglia tropicale, non è proprio solo un... Comunque, un'altra peculiarità è che è veramente persistentissima, ragazzi, questo qua è un forse tatuaggio. Più persistente, sì, di Maiora, sì, questo, sì, sì, sì. Finora. Allora, qua abbiamo arancia dolce, mango, ecco, mango, la pesca bianca, ribes nero in testa, infatti si sente la pesca. Gelsomino, rosa bulgara, patchouli e iris, quindi c'ho anche un po' di ragione, ce l'ho anch'io. La vaniglia, il legno di guaiaco, benzoino e l'ambra. Comunque un tatuaggio. Poi andiamo avanti. Allora, ecco, qua parliamo un po' del brand forse del momento, comunque uno dei brand del momento. Sì, di cui si parla di più al momento. Allora, parliamo di Born to Stand Out, che è questo brand coreano dove forse avevamo già parlato per sì, avevi anche già accennato, sì, che sarebbero arrivate. Bene. Anche delle altre fragranze, esatto, ieri mi hanno consegnato le altre 7 fragranze. Allora, ripeto, io non so se siccome un brand che io ho da poco, le fragranze di cui andiamo a parlarvi oggi erano già in commercio e sono solo state riformulate al 30-35%, visto che anche loro e vengono dalla filosofia orientale, che a cui non piace fare fragranze molto invadenti, però essendo che questo brand sta spopolando, diciamo, in Occidente, hanno deciso, sì, di riformularle dandogli più concentrazione per rendere più persistenti, quindi sono state tutte riformulate al 30-35%.
Allora, a me ha impressionato in particolar modo Nanatopia, direi che si dica così. Un'anatopia. Allora, questo qua è una fragranza che contiene banana, caramello e rum. E buonissima, per buonissima. Me è buonissima, anche per me. Sentiamo qua. Sembra quasi un po' alcolico, un po' liquoroso. Sì. Tipo una banana flambè. Allora, io con lo zucchero e poi flambè. Io ho fatto una sorta di corso veloce corso intensivo. Sì, con il distributore mi ha spiegato che questo ragazzo coreano che è carinissimo, tra l'altro l'ho conosciuto a Instagram, sì, è troppo carino. È un ragazzo che vive 11 mesi su 12 fuori dalla Corea, insomma, 11 mesi all'anno al di fuori dalla Corea, quindi è un po' un uomo, un cittadino del mondo, sì, diciamo così, quindi non è il classico coreano. Ed è anche un ribelle, tant'è che il profumo che si chiama DGA vuol dire don't give a fuck, una cosa del genere, non me ne frega un bip. Tipo me. Esatto, ed è molto amante delle note appiccicose, che lui chiama appiccicose, che sono appunto le note dolci, quindi caramello, vaniglia, tutte le note dolci, tipo me, tipo te, e le note liquorose, che invece quelle piacciono a me. E quindi spesso nelle sue fragranze si trovano queste tipologie di note. Non ama assolutamente le note agrumate e le note floreali, tant'è che non ha fragranze dove prevalgono queste note qua, ma anzi le mette soltanto nella linea corpo, dove ha fatto che noi abbiamo, e ci sono le creme corpo, le creme mani, il bagno schiuma e okay, il sapone per le mani, ha fatto una fragranza agrumata e una floreale, quindi okay, per il corpo, diciamo, per la sì, linea corpo ci sta, ma per i profumi si è non alleggerito questa, per esatto, i profumi. E l'altra fragranza sempre della linea che io volevo parlarvi, che va controcorrente rispetto a tutte le altre, è Smoking Gun. Allora, questo qua io sono sicuro che un mio caro amico che ci segue, che lo dico solo il soprannome, che è Picci, adorerà, perché questo è un fumoso. Picci, ricordati di Smoking Gun, questo è tuo, per te. Questo per me è buonissimo, è un bel fumosetto come piacciono a me e a Picci. E è buono, per piacere anche a me, sì, perché di solito questo è tanta roba per me. Esatto. E quindi sicuramente anche questo qua. Poi, se vogliamo rimanere su fragranze, se vogliamo rimanere, queste diciamo sono quattro stagioni. Se vogliamo tornare sulle fragranze estive, non possiamo far altro che parlare anche della novità di Wilhelm, che si chiama Sparkling Joe. Allora, Sparkling Joe è una note ok. Allora, intanto per me è bellissimo il pack, perché tappo per la... Sì, quando è nervoso lo metto lì vicino ai Wilhelm e lui ti dice... Esatto, inizia a girare, poi si calma, così? Così. Allora, sono tutti a posto. Dopo ce lo metti. Il pack è tutto giallo, cioè, vabbè, il tappo, l'etichetta e la scatola sono gialle perché prendono ispirazione dai taxi di New York, che sono gialli, e il fondatore del brand, che è andato a vivere a New York, dove ha conosciuto il naso di Byredo e ha deciso di fare questa linea, ha preso appunto ispirazione dal colore dei taxi di New York. Allora, Sparkling Joe, questo è pulito, ha una nota predominante di champagne che lo rende pulitissimo, freschissimo. Questo è il profumo veramente bello che sa più di davvero champagne che io ho mai sentito. Sì, ma loro infatti sono maestri, perché sa proprio, cioè, quando tu stappi e annusi si sente quasi, io sento pure una nota tipo, ma non di tappo brutta, cioè, sai quando di stappi un vino, tappo, no, quando stappi un vino tu non annusi, cioè, perché metti il nasino dove c'è il nasino, se uno c'ha la canapa di un metro, il nasino il naso dove c'è la bottiglia e... questo è dopo che l'hai bevuta tutta. Sì, no, comunque mi avete capito.
è proprio realistico, cioè non è quella cosa frizzante. No, è veramente, è molto realistico. Ma loro sono maestri nel fare fragranze realistiche, molto perché affinato, sì. Mango Skin, per esempio, è il profumo che secondo me richiama di più l'odore del vero mango. Basilico Fellini, stessa cosa col basilico. E in questo caso devo dire che è veramente un pulitone, sa veramente di champagne, ma non immagina. Allora, io l'altro profumo che ho dove sente fortemente la nota di champagne è Liquide Imaginaire Dom Rosa o Dom Rosa Millesimé, dove sente ancora di più, però è una cosa diversa, cioè sì, questo, si sente, però cioè, a parte che là c'è anche la rosa, però qui è più realistico, è più, per me realistico, più pulito, più frizzante. Rimanendo sui freschi, non potevamo non parlare di Aldeidix di Lore Mazzone. Allora, questo è un brand per me nuovo, chiaramente non è una fragranza nuova. Però questo è il più buono di tutti di Lore Mazzone. Però è indicatissimo per questa stagione, perché è un pulitone quasi molecolare, sì. Ma è un avete presente un molecolare che però si sente. Cioè, Aldeidix parla di aldeidi, bergamotto, gelsomino, eliotropio, casmerano e muschio bianco. È inspiegabile perché va sentito questo, sì. Ma secondo me in parecchi lo conoscete, perché forse è uno dei più, cioè, sicuramente per questa stagione è uno dei Lore Mazzone più indicati, insieme magari alla linea di dei freschi. Sa un po' di lavanderia, un po' di, non sì, lo so, è un pulito, non so, però mi fa impazzire. Però allora, questo profumo è uno di quei profumi che si sente di più dopo un po' che l'hai spruzzato, che subito, cioè sta venendo fuori prepotentemente, sì, 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 appena spruzzato sembra delicatino. Ripeto, è l'odore di un molecolare che sentite addosso agli altri. È un po' anche detersivoso, sì, sì, ho detto, sa un po' di lavanderia, sì, è buonissimo. Esatto, molto molto buono. Allora, andiamo avanti e parliamo di una novità, insomma, magari meno conosciuta, della linea Elixir, che sono fragranze indiane. Sì, la linea, che ne avevamo parlato di due profumi di Elixir in un altro video. Esatto, questi sono gli ultimi due usciti, okay. La linea a basso costo, questi sono dei 50 ml extra persistentissimi che sono tatuaggi a 130 euro. E le fragranze, le ultime due uscite sono appunto Sandalwood e Oudil Leather. Allora, Sandalwood ci sta benissimo anche in questa stagione, perché il legno di sandalo comunque rimane, secondo me, uno dei legni più eleganti, un legno che comunque rimane sul fresco, molto, senti che buono, buonissimo. Questo è, tra l'altro, è un tatuaggio, cioè ti giuro, è persistentissimo. In realtà non è uddoso, no, uddoso. No, è più sandalo, diciamo, caso. Che forse l'ud è un po' parte orientale, quelle cose lì, però non sì, è sì, no, non è questo, è assolutamente morbido, può, morbido, morbido, sì, può piacere anche a chi non piace l'ud, perché sa di asciugamani, l'importante è che vi piace il sandalo con l'ammorbidente dolce. Tiè. Ecco, bravo. E invece l'Oudil Leather, questo, anche questo per Picci potrebbe essere il suo. Chi non lo questo, sa. Questo è un cuoiato, un po' Oudil Leather, come dice il nome, wood, cuoio, un po' fumosetto, che a me piace tantissimo, però qua vi deve piacere. Qui si sente parecchio wood. La parola sì, di wood, sì. Sì, la parola. La nota di wood, però anche quella di cuoio. Sì. Sono, sì, c'è un cuoio, per darvi l'idea del tipo. Oramai di cuoio, non visto che ancora, ma io posso andarne. Visto che il cuoio non è una nota che esiste in natura, ma è un accordo, perché non è che ci mettono la pelle dentro i profumi, scarnificano la crie e ce lo mettono. Questo, per darvi l'idea, è un cuoio. Sarebbe il profumo più nuovo del mondo. Che io sento, certo, che sento che è fatto certo. Con. Con lo zafferano, un cuoio zafferanoso, cioè per darvi l'idea. Ok, è un po' speziale. Ok, poi ultimo, ma non per ultimo, non ultimi, non so come si dice. Ultimi, ma non ultimi. Ma non ultimi, ok. E abbiamo ottenuto le due novità di 1973, Apricot Tart e Crunchy Caramel. Allora, come potrete intuire, sono due gourmand. Apricot Tart, io so che Rosario, che è il creatore del brand, ha preso il spunto dalla richiesta di una sua follower che gli aveva detto cercavo un profumo che sapesse
ricrostata all'albicocca, quindi e devo dire che ci riuscì. Sì, sento parecchio la parte crostatina io. Sì, esatto. La parte... Sì, albicocca... L'albicocca un po' rappresento io. È più crostatina, sì. Sento un po' di frolla, un po' di frolla, esatto. Quella nota lì. Poi chiaramente è dolce, si tratta di gumma. Dopo arriva, però. Dopo arriva. Sì, esatto, viene fuori la distanza. Devo dire che è uscito un po' in sordina, nel senso che dovevamo fare un evento, poi adesso è stato rimandato per... vari problemi, ma l'ho stravenduta, tant'è che adesso in questo momento sono senza sul sito, me lo devono riconsegnare domani, e quindi insomma è piaciuto. Poi l'altro, Crunchy Caramel è più un, allora questo qua sa di plum cake al a me viene in mente il plum cake al, cos'è, mirtillo, dei frutti, no, comunque qualcosa che ho mangiato, sa di biscotti stesso... alle mandorle, ecco, io sento la mandorla tantissimo, sì, ma il plum cake infatti è fatto con la mandorla alla fine, ah, sì. le madeleine, con una nota frutta, cos'è, mirtillo? Sì, è come una tortina. Sì, che buono questo è fuori adesso. Questo mi piace di più. Mi ricordo l'odore di una merendina che mangiavo questo da è buonissimo, comunque. Sì. Questo è buonissimo. Buono. Sa proprio tipo di boh, non so, non so se avete presente... Le tortine porrette. Stavo dicendo con qualcosa di mandorla, un po', sì. Di aroma mandorla, ecco. Beh, diciamo che per oggi, cioè per adesso chiudiamo qui, adesso io comincio un altro video perché abbiamo altrettanti profumi da farvi vedere, e grazie come sempre.